Eccoci alla terza tappa del nostro cammino verso la Pasqua. Abbiamo lasciato il Monte Alto e ci troviamo in Samaria. A mezzogiorno, in una giornata calda, Gesù è stanco e chiede acqua perché ha sete, ma promette in dono un'acqua che disseta, che toglie per sempre la sete. Ad una donna di Samaria che scopriremo nel racconto essere in realtà più che di acqua assetata di relazioni, assetata di essere amata. Ecco, Gesù promette un'acqua viva e scopriremo con il Vangelo che quell'acqua viva che viene a fiumi dal grembo di Gesù e lo stesso Spirito Santo, e Gesù e lo Spirito Santo ci conducono all'incontro con il Padre, finalmente sentirci amati come il nostro cuore desidera. È la risposta alla nostra sete più profonda. Ora, nel momento in cui vogliamo accostarci a sorelle e fratelli affaticati, e a volte ci sentiamo senza risorse, e vorremmo dare loro acqua viva, acqua buona, farli sentire amati, ma poi noi stessi ci sentiamo poveri. Allora è necessario rivolgerci con Gesù e con lo Spirito che abbiamo nel cuore al Padre, essere noi stessi a ricevere il suo amore per primi, per poi poter, come la donna, poter dare testimonianza di quello che Gesù ha fatto per noi. Ci ha portati alla vita, ha riempito la nostra sete.